A Teramo, con l'ufficializzazione dell'ammissione al finanziamento del MIUR per quasi 10 milioni di euro, è stato completato l'ultimo passaggio al cofinanziamento per la realizzazione nella sede dell'ex rettorato della tanto attesa Casa dello Studente, un progetto del valore complessivo di circa 20 milioni di euro portato avanti dall'ADSU. Il progetto, arrivato al 27° posto in graduatoria sugli 80 finanziabili, è stato presentato ufficialmente alla città. Una riqualificazione molto importante che prevede la realizzazione nella struttura di Viale Crucioli di una residenza per 212 posti letto e di spazi dedicati a servizi quali bar, ristorante, sali studio, uffici e ambulatorio sanitario, tutto caratterizzato dalla totale accessibilità. È un successo legato al metodo progettuale, perché il metodo e il progetto, la bontà del progetto, sono stati finanziati da una commissione ministeriale. E innegabilmente questo è un successo legato alla grande competenza del direttore, dell'architetto Sorgi, che ha creato una realtà apparentemente impossibile e l'ha resa possibile. Ma celebriamo anche un altro momento importante legato al metodo con cui questo progetto è stato presentato, e questo metodo è legato ad una strettissima sinergia istituzionale. Credo che questo sia un metodo da seguire, perché laddove le forze si uniscono e le istituzioni fanno forza, i risultati poi ricadono positivamente su tutto il territorio. Una casa dello studente è senz'altro una risorsa importante per lo sviluppo di un ateneo e può finalmente diventare il punto, diciamo, di innesco per far diventare per davvero Teramo una città universitaria, dove l'università venga vissuta in maniera piena, completa, l'integrazione tra la città e i suoi studenti può avverarsi e dare anche una prospettiva per il futuro a questi ragazzi che magari trovando attraverso la casa dello studente una residenzialità più completa, un'integrazione più ampia con la città in cui studiano, possono anche costruire più facilmente il loro futuro nella stessa sede.